Buongiorno ragazzi, oggi siamo qui nel primo video. Vedete che i capelli appena fatto la doccia sono bruttissimi. Oggi primo video, sono stracontento. Il primo, come si dice, behind the scenes di una partita in un college americano. Come vedete sto camminando molto bene, molto meglio. E sto andando all'Athletic Trainer AT, così almeno sapete già il nome, in cui adesso praticamente bisogna prendere l'appuntamento. L'AT sarebbe il fisioterapista comunque della squadra. Da ieri bisogna anche rimettere le mascherine, infatti vedete, ho qua la mascherina, è una cosa che infastidisce un po' tutti quanti, un po' un casino, quando fai anche tipo, quando spieghi cosa vuoi fare non si capisce niente, con la mascherina. E oggi dovrei giocare qualche minuto, voglio ripartire, in realtà il mister mi ha detto guarda, se te la senti vorrei farti ripartire piano piano con qualche minuto in campo per vedere anche come sta la caviglia, quindi magari saranno 10, magari saranno 5. Questa salita è abbastanza in salita. Scusate, ma cercate di capire quello che sto facendo, ok? Un anno e mezzo che non faccio una partita, il lockdown, San Luis, che poi appunto la stagione di primavera è cancellata per il Covid, quindi... Se non ci sono macchine, è un problema. Vuol dire che forse è chiuso, anche se in realtà io come faccio? Se è chiuso... Io solitamente vengo qua senza appuntamento perché sanno che sono in cura e solitamente c'è la mia trainer preferita, si chiama Jenny. Oggi non c'è, oggi c'è il capo, che è sicuramente bravissima anche lei, però mi trovo bene con Jenny perché è Jenny che mi ha curato durante questo mio infortunio, quindi vediamo. Vorrei fare un po', guarda, sto facendo una terapia, si chiama, mi sembra tipo Electrolyte con Game Ready, quindi mentre uno comprime e raffredda, l'altro invece tipo dà degli stimoli al muscolo per ripararsi, vedete? Quindi migliorato oggi, vi ripeto, mi sento di poter fare qualche minuto, anche il cambio di direzione, guardate. Allora, guardate, quello che mi mancava, questo che mi mancava. Dobbiamo esserci. San Vitale, queste qua sono le mie cosucce. Aprire. Vedete? Thank you. Oh. Did you just normally go 1, 2, 3, 4? Yeah, that's the first time. Then I think yesterday I did one here. But did you like it better? Did it matter? No. Stiamo facendo quello che si chiama Game Ready, che è questo boot che ora sto sentendo moltissimo, mi piace molto perché questo è quello che comprime e raffredda il piede. E da 2 o 3 giorni abbiamo anche introdotto, hanno introdotto questo, che è di questi fili che si connette e ha degli stimoli sul muscolo. E come stavo dicendo al trainer, mi aiuta molto, cioè quando finisco di fare questa cosa qui mi sento veramente molto bene. Il problema, come diceva lei giustamente, è che giocando alle 2 oggi, ora sono le 8:54, quindi potrebbe svanire un po' l'effetto, però insomma sicuramente non fa male, può solo che aiutare, e quindi lo stiamo facendo solitamente 20, 25, 30 minuti, e quindi questa è la mia terapia. Vedete, metto qua per darvi un po' una pop view, metto qui, questo è il Athletic Trainer, solitamente c'è qualcuno, ci parli, eccetera, e si aspetta. Telly, yeah, why always me? Ooh,
do you still have those cleats? No, I gave it to you in the pipe. Hey, we don't come here on the show for nothing. We come here to win, regardless of who they are. We don't care who they are. We play our game, no matter what. We all go. In the beginning, this one of them. Gorman on three! One, two, three! Gorman! Yeah, hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Frontin' with the cash, it's getting moody over here. Hundreds on my bed, flexing with the bill. Roses in my wallet and I'm flexing it for real. Racks and racks and racks, I look like rookie of the year. Done, guys. Let's go, boys. Why is it dark? It's ready for a reason, guys. Ready for a reason. Let's go. Let's not forget about that. We're ballers. Come on. Let's go. Let's pray. Yeah? Yeah. Three! Corbin! Ok, facciamo due chiacchierine. Mi piacerebbe avere sempre un po' questo angolo, specie durante questi video, specie durante quello di oggi. Vi spiegherò subito il perché, in cui poi vi analizzo un po' la partita, un po' quello che è successo, un po' come è andata. Perché dico specie oggi? Perché oggi non potevamo riprendere la partita. Ora, sono sicuro che sbaglierò, perché le confondo sempre. In America, quando giochi, ci sono tre diciamo partite, cioè tre valori di partita. C'è scrimmage, exhibition e poi c'è championship game. Quindi è un po' come dire tipo amichevole, meno di amichevole e partita di campionato. Allora, in scrimmage non puoi riprendere niente, non puoi postare. Se noi avessimo segnato oggi, abbiamo perso 1-0. Se avessimo segnato, sono stato veramente vicino, ma se avessimo segnato non avrebbero potuto mettere, diciamo, Giacomo San Vitale, goal, cose del genere. Zero, tanto che appunto la pagina di Instagram, che tanti di voi stanno già seguendo, di Corbin, non ha messo niente, neanche della partita, perché non si può. Con Exhibition puoi invece postare quello che vuoi. Se fai goal puoi postare video del pregame, warm up, eccetera, puoi fare Instagram stories, parlo della squadra. E con scrimmage non conta sul... tu finisci la stagione, hai per esempio 19-4-1, 19 vittorie, 4 sconfitte e un pareggio. Con scrimmage se perdi rimane 0-0, se vinci rimane 0-0. Con exhibition invece conta, quindi mi sembra che la prossima giochiamo contro University of Portland, che sarebbe l'università di Noah Beck, il TikToker, così, dove giocava lui. Le abbiamo prese difficili, almeno non le ho prese io, però il mister ha preso queste scrimmage di oggi e exhibition difficili apposta per veramente testare la nostra condizione, i nostri valori, perché da lì, con questi top team, per il nostro campionato dovremmo, secondo me è sempre un non si sa mai, però dovremmo sempre andare in meglio, no? Perché sono le squadre migliori che ci sono qua in Oregon, e quindi poi quelle del nostro campionato dovrebbero essere un po' più facili. Prima stavo piangendo, un mio compagno di squadra mi ha anche visto, no? Non ve lo nego, mi piace essere sempre molto onesto con voi, e io personalmente sono del parere che piangere sia una cosa, tanti ragazzi so che non piangono, se piangono non lo dico, invece su me invece è una cosa bellissima, perché ho pianto di quasi di felicità, nel senso che comunque, ragazzi, io 5 giorni fa non riuscivo a camminare, cioè io 5 giorni fa ero lì praticamente, mi alzavo la mattina e camminavo così,
5 giorni fa. Ho fatto fisioterapia 2 volte al giorno, ghiaccio, tantissimi esercizi qui nella mia stanza, concentrazione. Ho preso, I took care of my body, come si dice in italiano? Cura del mio, scusate, ho preso cura del mio corpo. E quando parlo inglese 24 ore, ragazzi, poi ti assicuro ti dimentichi. Oggi ho fatto 25 minuti di partita. 5 giorni fa il trainer, il fisioterapista, mi ha detto: Giacomo, I think you're gonna be out for 2 weeks to 1 month. Cioè, mi ha detto, starai fuori per 2 settimane, un mese, e cioè fuori, e poi inizi a riprendere ad allenarti piano piano. Oggi ho fatto una partita contro una delle top 10 Division 1 in America, è una delle squadre migliori, c'è un giocatore che è considerato il miglior giocatore del campionato in America, collegiale in questo momento, che è un francese, numero 10. Oggi abbiamo giocato contro University, Oregon State University, scusate, che appunto è OSU, e invece noi siamo NIA Division 1, che sulla carta è tipo Division 1, NCAA e NIA, cioè dovrebbe essere tipo così. Vi dico la verità, l'avrei potuta pareggiare conoscendomi, però voglio essere onesto, ho sbagliato, perché assolutamente ho sbagliato. Avrei voluto farvela vedere, però non si poteva riprendere, come vi dicevo. Praticamente passaggio bello dal mezzo, quindi praticamente qua c'è la seconda punta, passaggio in mezzo tra i due difensori, quindi eravamo praticamente in questa corsa, questo sono io, e questo qua è il difensore, in questa corsa io ho la palla, e c'era il portiere, quindi tanti mi dicevano: perché non sei rientrato, oppure perché non hai fatto questo taglio, o ti prende in mezzo, cadi, e quindi poteva essere rigore, poteva essere punizione, così, oppure appunto tagli via. Vi dico la verità, non me la sono sentita di tagliare, perché è vero, se io avessi tagliato mi poteva prendere, però ragazzi, se mi avesse preso veramente la caviglia, cioè io adesso ho giocato, però comunque sentivo qualche risentimento, qualche pizzico, no? Se mi avesse veramente preso la caviglia, ragazzi, Voglio veramente essere cauto, quindi questa sì, è una partita che non contava nemmeno. Segnare contro Oregon State University sarebbe stato veramente una pazzia, specie perché c'erano tantissimi, tra parentesi, supporters di Corban, c'era la squadra delle riserve a supportarci, le ragazze a supportarci, quindi sarebbe veramente stato incredibile fare la mia esultanza, che tanti mi hanno chiesto anche oggi su Instagram, il telefono sta squillando, qual è la tua esultanza, Io ho 2 esultanze, quella più recente è l'Archer, perché ho giocato per gli Archers, no? Fatemi, vi faccio vedere. Vedete questo qua è la scarpa di quando abbiamo vinto il campionato, che tanti hanno visto anche su Instagram, che piace molto, e la nostra squadra era Archers, quindi quando segno vado un po' alla Gilardino, faccio schiocco la freccia. Che dire, ragazzi, vi ringrazio ancora per il supporto, fatemi sapere, un like, uno share, una condivisione, per me mi aiutano veramente tantissimo. Io vi aspetto nel prossimo video. We are back on the field, guys, let's get it.